Amici telespettatori, oggi un altro appuntamento con la rubrica Per crederci ancora. Abbiamo in studio un amico principalmente che si è candidato, anzi si è ricandidato per la prima municipalità di San Ferdinando Cosilipo, dove già è stato in precedenza eletto come consigliere di questa municipalità, Vittorio Macina. Vittorio Macina, oltre ad avere questi incarichi che già abbiamo detto nel partito, è un ex allievo dell'istituto Don Bosco che si trova sulla parte alta di Napoli verso la Doganella. Vittorio Macina è un uomo di istituzione, quindi a lui possiamo dire: queste municipalità avranno le benedette deleghe per poter fare le cose seriamente? Buongiorno e ringrazio l'amico il professore avvocato Antonio Testa dell'opportunità che mi dà questa mattina in un stupendo scenario puterano. Io sono attualmente il presidente dell'associazione ex allievi di Don Bosco e in passato già mi sono interessato per quanto riguarda la prima municipalità come consigliere. Sicuramente la mancata messa in opera delle funzionalità del cosiddetto decentramento amministrativo con la legge 142 del 90 ha comportato e comporta dei problemi che sono sotto gli occhi di tutti: viabilità, sicurezza, arredo urbano, verde, illuminazione e quant'altro. Vittorio, scusami, la municipalità ovviamente è quella di via San Ferdinando, tu ti presenti nella lista con candidato Mazzone, sì. Cioè è una tua sicuramente conoscenza perché tu operi in questa situazione, è una lista civica, diciamo questo, che è una lista civica che va al di là di tutti i partiti, però è collegato ovviamente, sicuramente a Manfredi. Certamente. Sì. È una scelta di campo. La lista a sostegno del presidente della municipalità, la dottoressa Giovanna Mazzone, che mi onoro di conoscere, è una consigliere uscente, praticamente alla terza consigliatura, è residente, vive e lavora sul territorio della prima municipalità, e quindi questa lista civica che è proprio a sostegno del Mazzone presidente, per fare in modo che ci sia una sinergia con coloro che verranno eletti, con il presidente che si sta spendendo tantissimo a sostegno di tutta la coalizione di centro-sinistra per quanto riguarda la municipalità, per il futuro sindaco Gaetano Manfredi. Stanno tutti quanti parlando del problema della galleria, che è importante, è fondamentale per il collegamento su Chiaia San Ferdinando Cosilipo. Nelle intenzioni di questa lista civica, che cosa farete di concreto? Allora, appena insediato, ovviamente. È ovvio. La problematica della galleria Vittoria è al primo capo dell'ordine del giorno di tutti coloro praticamente che in questo momento sono inseriti nella coalizione di centrosinistra. Perché? Perché innanzitutto abbiamo la città divisa a metà. E voglio ricordare un po' a tutti i telespettatori, agli amici, i miei familiari che mi ascolteranno sicuramente, che abbiamo avuto una brillantezza in Italia, Antonio, il ponte Morandi a Genova 11 mesi e 15 giorni, quindi è impensabile, è inimmaginabile che nel XXI secolo si tiene ancora una galleria chiusa per un'inefficienza del comune, dell'amministrazione comunale. Praticamente i lavori partono, i lavori non partono, l'inaugurazione c'è, l'inaugurazione non c'è, quindi non si capisce la colpa. Davano inizialmente una colpa a un condominio, poi ad altri, a tutt'oggi purtroppo la galleria. Non si sanno le responsabilità. Vittorio, tu sei un uomo che vivi tra la gente,
perché ti sei sempre impegnato per il prossimo, per il sociale, fai moltissimo per i giovani, per gli allievi del Don Bosco, stai vicino al popolo. Ma è possibile mai che il mercatino di Posillipo, cioè strada con pavimentazione zero, si sale, si scende, tutte queste cose, i commercianti poverini si devono stare attenti a non far cadere le persone perché è pericoloso camminare. Il commercio è importantissimo, ormai il mercatino di Posillipo è un fiore all'occhiello della città, ma non soltanto della città. Farete qualcosa anche per cercare di rimettere un poco di verde in quella zona? Perché ma è un biglietto da visita di Napoli pessimo. Che cosa tu vuoi fare? Io prima dell'estate mi sono recato sulla collina di Posillipo, che era un pochettino di tempo, anche causa purtroppo il Covid-19, era un pochettino di tempo che non andavo. Mi sono reso conto di una situazione aberrante. Le aree mercatali in genere, che insistono sul territorio della prima municipalità, sono veramente dei fiori all'occhiello. Però quello lì della collina di Posillipo è sempre stata un'eccellenza, vi spiego anche perché. Perché fu istituito proprio quando io ero già consigliere, quindi mi onoro di aver votato all'epoca quella delibera, con altri ovviamente. Ho trovato una desolazione, ho trovato un deserto, ho trovato uno scempio, non solo ambientale, ma ho trovato praticamente dei marciapiedi e delle strade disconnesse, la strada forse in particolare, ma anche altre strade limitrofe, una strada che civilmente e comunemente non si può chiamare strada, perché praticamente è una gruviera, è un camel trophy. Quindi posizionare il mercatino in un'area che non è in sicurezza, come dicevamo all'inizio, sicurezza, e allora è ovvio che il commerciante si trova in difficoltà, perché tra buche, radici oppure asfalto inesistente, le persone, anche anziane o bambini o donne, con passeggini, se ci dovesse essere un po' di pioggia o degli agenti atmosferici un po' particolari, lì diventerebbe veramente un casino. Qui subentrerà la stessa capacità di intervento per quanto riguarda la Galleria Vittoria, perché è impensabile tenere la collina di Posillipo con quello scempio degli alberi tagliati, che è un colpo al cuore. E poi soprattutto mi sono proprio veramente rimasto sconvolto, colpito, amareggiato dalla situazione proprio reale di marciapiedi e strade veramente da terzo mondo, distrutti. E tutti quanti, quando parlano di Chiesa Ferdinando Posillipo, parlano del fiore all'occhiello della città, parlano praticamente che Chiesa Ferdinando Posillipo dovrebbe essere la municipalità sulle 10 la migliore, quella che ci sono più servizi, quella che ci sono più cose belle. Ma purtroppo mi sono reso conto che per chi ci ascolta, la municipalità prima insiste dalla Grotta di Seano, praticamente da Capo Posillipo Coroglio, fino a metà piazza Municipio. Questo è il territorio. Quindi capirete, cantieri sempre aperti, ovviamente polvere, traffico, casini vari, non so. Senti Vittorio, io faccio questo appello perché io ho avuto l'onore e il piacere, insieme alla professoressa Nesi, quando facevo il sindacato attivo, cioè il sindacato, certo, mercatali e tutto, aver portato l'ex ministro Mara Carfagna, l'ex ministro Prestigiacomo, il senatore Scalera e altri consiglieri, rimasero a bocca aperta per la bellezza della spontaneità dei commercianti. Ti regalava una cosa,
ed erano felici tutti quanti. Oggi siamo ritornati in un posto, ma nemmeno dopo il bombardamento, che dopo il bombardamento i soldi si tolgono le macerie, là stanno ancora in macerie. È inammissibile che avete fatto, l'avete tagliata gli alberi, ma si radisce. Vabbè, ma che cosa aspettate? Chiamate qualcuno, fatele estirpare, chiudete per 10 giorni, 20 giorni la strada e rifatela. Poi un'altra cosa che so che ti sta molto a cuore, il decentramento. Ma che Grazie. Si può fare per effettivamente far decollare la macchina organizzativa comunale in tutti i suoi aspetti, anche le municipalità? Grazie, grazie Antonio, perché mi dai sempre degli spunti di cose che io vivo realmente, e ti ringrazio anche perché sono due cose molto, molto importanti che mi sono molto a cuore. Ho notato proprio scendendo la strada, il prolungamento di via Petrarca, praticamente a ridosso di alcune attività commerciali, un accatastamento improprio di 4-5 radici molto grandi, transennate alla buona. Allora, il marciapiede bloccato, quindi non fruibile ai pedoni, non accessibile alle persone, alle persone portatori di handicap, oppure a delle madri con carrozzini. Quindi già questo non va bene, e ritorniamo, come dicevamo poc'anzi, alla sicurezza stradale, alla sicurezza urbana, alla sicurezza dei cittadini. Quindi, corrono, vanno pure giù. Le macchine lì praticamente ci sarebbe bisogno di istituire praticamente dei dossi per fare in modo che le macchine non vadano a una certa velocità. Quindi questo sicuramente il giorno dopo l'insediamento, per coloro che dovessero essere eletti, ma o da consigliere o non consigliere, sarà una mia battaglia proprio far rimuovere quello scempio di quegli alberi che sono lì, giacciono lì da più di un anno e mezzo, quindi non è un giorno, non è un mese, e questo sicuramente andrà fatto, perché non sta né in cielo né in terra che dopo un bombardamento oppure un'alluvione, una mareggiata o un terremoto non rimosse le macerie. Ma io mi pongo questa domanda, ma gli operatori ecologici, ma come fanno? Come possono operare? E chi controlla questi benedetti operatori ecologici? Ma li controlla? No. Le piante? No. Ma nessuno mai ha fatto un'esposta alla Procura della Repubblica contro queste persone, e allora che dovrebbero fare qualcosa di concreto per la città, perché è inammissibile che gente che vogliono andare a vedere il panorama, devono rimanere bloccati e preclusi, devono scendere giù, sì, scansare l'albero. Allora voglio rispondere anche a questa tua provocazione. Un incentivo all'impegno, quindi tra virgolette provocazione. Mi sono informato praticamente, e da qui a dicembre andranno via dal Comune di Napoli altre 400 persone. Quindi il Comune di Napoli, la macchina comunale è scesa al di sotto di livelli occupazionali del pubblico, praticamente a livelli pazzeschi. Dal 1 gennaio 2022 io credo che il futuro sindaco, suo malgrado, con l'assessore al personale e il direttore generale, si troveranno in grosse difficoltà. Allora abbiamo un'assenza totale di coloro che dovrebbero curare il verde pubblico, l'assenza di agronomi, che è il medico delle piante. Quindi io posso essere un buon giardiniere, posso essere un buon autista, se io mi fa male la testa sicuramente vado dal medico, non vado dal salumiere o dal macellaio, per nulla togliere per la competenza di quelle di categorie di lavoro, però il discorso è questo, e giustamente come dicevi tu, noi dobbiamo fare in modo che i cittadini abbiano i servizi. Allora, se la collina di Posillipo, lo scenario, il quadro, la cartolina è sempre stata quella dei pini, famosi in tutto il mondo,
Non è possibile, è impensabile che abbiamo via Petrarca, via Orazio, via Nevio, via Posillipo, Capo Posillipo, discesa Coroglio, completamente distrutta, completamente distrutta a livello di verde attrezzato, verde pubblico. E questo pure è un impegno che deve essere prioritario. Sì. Per risponderti, chiedo scusa un attimino, altrimenti perdiamo il filo, per quanto riguarda il decentramento, la legge 142 del 90, disattesa, iniziò qualche cosa con la Iervolino, la seconda giunta Iervolino, ma mi dispiace dirlo, con l'avvento del dottor Luigi De Magistris negli ultimi 10 anni, praticamente noi questa legge è stata posta non nel cassetto, ma è stata messa praticamente in un forziere, al di sotto di una catasta di casseforti. Quindi praticamente è stata disattesa, non considerata, non valorizzata, non calcolata, non pensata. Cioè tutto quello di negativo che si poteva dire, può dire di questa legge, con purtroppo questa giunta comunale è stato fatto nei confronti di questa legge. Scusami, io voglio dire una cosa. Mi auguro lo slogan delle amministrazioni litorale liberato e tutto, io mi auguro che qualche lista civica faccia un blitz, non per liberare, per buttare un'altra volta cioè come stava prima, restaurare il lungomare come era bello. Oggi stanno soltanto tavolini, pizza, neanche più le mandoline, perché ormai mancano pure gli estratti abbastanza suonato. Che cosa si può fare per le piste ciclabili che stanno là? Ma è assurdo, io vedo proprio, le persone vengono a Napoli come turisti, ma non tanto per, oltre a vedere le bellezze, per vedere tutte queste persone che sono scombinate, perché loro dicono è impossibile che possa esistere questo in una città. Vengono per fare le foto, come tanti anni fa venivano giù alla sanità nei bassi a fotografare i panni stesi. Poi vengono qua, ma perché i turisti vengono? Vengono per vedere tutte queste cose illegali, che sono illegali, non sono normali. In una città normale non fanno un marciapiede ciclabile dove... non le guarderei nel senso di illegalità. La parola appropriata è quella che dicevi poc'anzi tu, cose scombinate, va? Cose improvvisate. Allora il folklore, il fai da te, quindi io parlerei di questo. Sono pienamente d'accordo, perché ecco, ti ringrazio per l'ennesima volta dello spunto, sempre a poter ricordare e dire ai cittadini e soprattutto a coloro che mi onoreranno del loro voto, che io anzitempo, proprio al Duomo, proprio per questo, durante il periodo del 2019, mi ero impegnato e interessato per la colonna spezzata. Perché sono 28 mesi che c'è impropriamente un cantiere aperto, cioè ci sono dei transennamenti lì, praticamente ogni volta che arriva il mare in burrasca, c'è una mareggiata o c'è un po' di tempo cattivo, vengono sottratte delle pietre laviche a quello che una volta era la cosiddetta discesa al mare della colonna spezzata. Oggi noi abbiamo un affranto, praticamente, che i turisti scendevano, potevano godersi un pochettino la frescura e fare delle foto. Lì non è più accessibile, perché praticamente pietra su pietra sta cadendo tutto, ok? E mi auguro, perché non sono un tecnico, che non si faccia la stessa fine del molo borbonico, che sta a 200 metri, e anche lì, su pressione fatta presso gli enti, fu messa questa impalcatura, ok? Però un'impalcatura in ferro pesante su un posizionamento
di acqua, si dice il vattiggio del mare, cioè il mare che va e viene, fu praticamente una cosa, non dico farsa, fu una cosa praticamente quasi nulla, come infatti la mareggiata ha portato via una cosa che venivano tutti dall'Italia, dall'Europa e dal mondo intero a fotografare. Allora è impensabile, Antonio, sono d'accordissimo con te, impensabile, inimmaginabile e incalcolabile che noi non, come amministrazione pubblica, comune centrale, come municipalità, non si intervenga su questi beni storici che ci sono stati affidati dai nostri padri, dai nostri nonni, dagli avi. Praticamente questa è storia, queste sono cose che noi dovremmo preservare. Allora lo scempio vale per i giardini del Molosiglio, vale per la villa comunale, piazza della Repubblica, cioè abbiamo uno stato di degrado e di abbandono di questa municipalità inimmaginabile. Perdonatemi lo sfogo, io ringrazio l'amico fraterno Antonio che mi dà possibilità, e l'impegno sarà dopo il 4 ottobre di ritornare presso questi uffici e di fare il punto della situazione di quello che io oggi vi sto dicendo, con carte alla mano. Poi ovviamente i miracoli non siamo abituati a fare, penso non li può fare nessuno, però l'impegno deve essere totale, soprattutto come anche l'amico Antonio Testa, che è una persona che gira la città da Capodichino a Bagnoli, perché capirete che l'area nord non è competenza della prima municipalità, ma anche lì ci sarebbero da dire tante cose. Dovremmo parlare delle piste ciclabili, dovremmo parlare del cimitero. Cimitero degli uomini illustri, cimitero della pietà, cioè il cimitero monumentale, e questo non è competente, ripeto, non è ma come uomini di questa città noi dovremmo parlare del bene, il mausoleo di Posillipo, cioè abbiamo... Ecco, hai ragione, io ti dico una cosa, io, tu sai, io sono al di sopra di tutti i partiti. È vero. Io ho invitato il consigliere regionale Muscarì, ha lanciato un'idea bellissima che sicuramente tutti l'accetteranno, chi è, vuole bene questa città, di fare un garante per i beni ambientali e turistici. D'accordissimo. E dove tutte le associazioni, la tua prima ovviamente, che operi con buttando il sangue, possono dire le cose giuste, perché non è possibile che tutti quanti chiudiamo gli occhi. Io vado al centro direzionale, tutte quelle scale mobili sono ferme da decenni, con immondizia, con iniezioni di drogati, e nessuno va, perché i signori dei palazzi arrivano con la macchina fino giù, alla regione salgono, i signori della procura della Repubblica salgono direttamente sopra i loro palazzi, si dimenticano che esiste anche il popolo, anche le persone che camminano a piedi, che i colleghi avvocati che vanno, vedono le scale sono ferme da decenni, non da un giorno, da decenni, l'ho denunciato e nessuno ha fatto mai niente, e questo è quello che a me mi preoccupa veramente. Siamo sull'orlo di, oltre alle liste civiche, si faranno le liste, non lo so, a favore di, su questo sono d'accordo, quello è un territorio della quarta municipalità. C'è un amico candidato che si interessa proprio perché ha preso lui delle attività al centro direzionale. Il centro direzionale è dimenticato da Dio e dagli uomini. Nasce come un progetto faraonico, un progetto bellissimo, ma ci sono alcuni parcheggi inutilizzabili come quelli lì del Parco San Paolo, ci sono per esempio le problematiche dei mercatini della Monnezza, cioè persone che prendono, qui non si tratta, attenzione, io sono una persona che lavora e vivo nel sociale, attenzione, qui non si tratta di razzismo, ma queste persone, alcune di queste persone prendono la roba dall'immondizia, dai rifiuti, cioè qui si tratta praticamente di un problema di igiene urbana, qui si tratta praticamente di profilassi e sanità, che in effetti se io butto una cosa in un cassonetto non la posso rimettere in vendita, e parliamo di abiti, parliamo di scarpe, parliamo di cappelli, parliamo di guanti, parliamo di ombrelli, parliamo di tutte cose praticamente che potrebbero essere portatori di...
malattie, qualsiasi tipo di malattie, perché non sappiamo quella roba con che cosa è stata a contatto. E ti volevo dire anche questo, perdonami, ti volevo dire anche questo, Piazza Municipio, no? Vediamo adesso questo cantiere cronico al porto. Cantiere cronico anche a Porto, l'abbiamo tolto da Piazza Municipio Superiore, l'abbiamo trasferito a Piazza Municipio Inferiore. Abbiamo la situazione dell'acqua sulfurea, cioè praticamente conosciuta in tutto il mondo, è chiusa, bloccata, abbandonata. Il problema fondamentale dei parcheggiatori abusivi. Cioè, voglio dire, è l'unica cosa che forse funziona, sì, il parcheggiatore abusivo, perché, che giustamente perché, cioè, almeno fa qualcosa, esentasse, quindi automaticamente può fare quello che vuole lui. No, ma però, il problema, Vittorio, io qualcuno forse non è d'accordo, però io dico, le strisce blu tu metti la macchina, paghi e non hai nessun servizio in cambio, quindi equivale a una tangente. Perché tu non hai nessun servizio. Potrebbe essere considerato. Tu a me, se si rubano la macchina, non me la paghi. Se si rompe la macchina, tu a me non me la paghi. Ma se ci stanno parcheggiatori, anche abusivi, comunque la macchina te la paghi, comunque ti fai una prestazione abusiva, si deve regolamentare, si deve aggiustare. Comunque, togliamo questo discorso, perché poi sono a favore di chi non può parlare. Sempre. Anche io, sempre. Sicuramente. Però ti dico, ma è possibile mai che noi abbiamo lo sferisterio, uno scheletro nella città con i problemi dei parcheggi, oggi ci stanno gli ecobonus, ma chi è il proprietario? Fate un qualcosa, non è giusto vedere gli alberi che stanno crescendo in danno palazzo. Antonio, io scrissi, esatto, sono 41 anni, dall'80. Poi dopo qualche anno ci fu la vandalizzazione che lo incendiarono, e quindi io ho scritto ultimamente proprio per amici che sono candidati nella lista civica azzurra per Napoli, un programma, un piano di cose che non insistono sulla prima municipalità. Ero andato oltre, perché io credo nel decentramento, ho sempre svolto la funzione di funzionario di partito proprio per il decentramento, e mi onoro anche in questo caso di aver fatto parte della commissione dell'accorpamento dalle circoscrizioni, 21 circoscrizioni, alle 10 municipalità. Quindi so che cosa significa. Allora, primo, sferisterio. Qualcuno mi rispose, è privato, ok, però dopo 20 anni c'è l'uso copione, uno. Seconda cosa, si può fare il lavoro dopo messa in mora, i lavori in danno. Bravo. E poi te li richiedo. Terza cosa, dopo 40 anni si può fare l'esproprio. Siamo a 41 anni di degrado e di abbandono dello sferisterio. Bravo, ok? Mi piace, poi ci abbiamo il cinodromo. Perdonate. Cinodromo, un'area bellissima. Venivano da tutto il mondo, in periodi particolari, per svolgere l'attività di gioco oppure di andare a vedere la corsa dei cani. Cinodromo abbandonato, inaccessibile, vandalizzato, e mi risulta addirittura che stia nascendo una tendopoli di persone che si accampano là. Quindi voglio dire, allora abbiamo poi, per ritornare un attimino verso la mia municipalità, il Parco della Marinella. A ridosso di via Marina, a ridosso dell'Oreto Mare, a ridosso praticamente del complesso della prefettura, ex collocamento e mercato ittico, inaugurato 7 volte. 3 volte Bassolino, tre volte la Iervolino e una volta De Magistris. Cioè, assurdo, perdonatemi, assurdo. È assurdo, ok? Quindi io ti ringrazio, ecco, per l'ennesima volta, non voglio essere ripetitivo, perché abbiamo toccato anche il senso civico, il civismo, il senso civico di dire la città è in ginocchio, alziamoci tutti quanti le maniche e operiamo per la città, aiutiamo la Polizia Municipale, Napoli Servizi, la SIA, cioè
facciamo la differenziata correttamente, non sversiamo i rifiuti fuori orario, non buttiamo cose a terra fuori i nostri palazzi, fuori i nostri negozi, ognuno si pulisse davanti al proprio negozio invece di buttare davanti al marciapiede e lasciare lì e le persone. C'è un servizio Antonio, un servizio gratuito a tutte le ore del giorno e della notte posto in essere dalla SIA per il prelievo degli ingombranti, un servizio gratuito che arriva fino sotto casa. Non è possibile che ci troviamo gli sfratti di casa. C'è sedie, tavoli, materassi, mobili, buttati lì, dovunque, ogni angolo di strada. Vi dico tre punti, poi i cittadini possono andare verificare. A verificare. Via Don Bosco, altezza Fondazione Banco di Napoli. Salita Ponte Corvo sulla prima rampa, sulla destra, e salita Cariati, vicino alla scuola praticamente dei bambini. Poi c'è anche l'ambulatorio dei Cavalieri di Malta. Quindi verificate con i motorini, con le macchine, con i tassi, passateci e vedete come lo vedo io che giro il motorino. Penso che lo dovrebbero vedere tutti. È inammissibile. Va bene Vittorio, abbiamo terminato questa bellissima intervista. Grazie. Ricordo che abbiamo avuto il piacere di ascoltare uno delle liste civiche, Vittorio Macina, che è collegato con il presidente Mazzone. La speranza è che si faccia questo garante dei beni ambientali e culturali e del turismo, in modo da poter dire nella sede opportuna ai cittadini competenti: dovete fare questo. Grazie. Ti faccio tanti auguri. Grazie. Con il cuore. Grazie, allora. Grazie a tutti. Grazie.